Ah, sì, infatti è qui. Va bene. Ti vogliono con urgenza all'ufficio commerciale. D'accordo, finiremo di parlare più tardi delle modifiche. Perché? Perché? Perché hai difeso Paolo? Spiegamelo, ti sei schierata dalla sua parte, avevi detto che ti volevi vendicare. Ma certo, è naturale che mi voglio vendicare, ma i giochetti di Francesca non mi interessano, non ci voglio Io pensavo che ti avrebbe fatto comodo, che tutto questo ti avrebbe fatto piacere. Possibile che non ti renda conto, Bruno. Quello che ha fatto a Paolo per lei è solo l'inizio. Credi che Francesca si possa accontentare? A cosa stai pensando? È ovvio, Bruno. È appena cominciata una catena di vendette. E la prossima sarò io. Non so ancora cosa hai in mente, ma non riuscirà a spuntarla con me. Oggi sono andato dal direttore a chiedergli un aumento. Per fortuna ha accettato subito. Ciao, Andrea. Ha detto che lo avrò da domani. Accomodati, Mariangela. Vuoi bere qualcosa? No, ti ringrazio. Voglio sapere se sei d'accordo con Francesca riguardo al provvedimento che ha preso per Paolo. Vedi, a me interessa soltanto che loro due si vedano il meno possibile, nient'altro. Ah. Se ho capito bene, ti fa comodo che lei lo abbia eliminato. Non ti rendi conto del danno che gli avete fatto? Dell'umiliazione che Paolo ha dovuto subire davanti a tutti? Mariangela, in qualsiasi impresa, a parte il padrone, nessuno ha il posto assicurato. Ma certo. Questo vuol dire che sei d'accordo con la decisione di Francesca. Quella donna ti sta solo usando per vendicarsi di tutti noi. E tu ti stai prestando a questo gioco. Ma se continui così, un giorno te ne pentirai. Allora, dimmi pure. Perché hai tolto a Paolo il suo incarico? Diciamo che l'ho fatto perché ho ritenuto necessario farlo. In questo momento non è in condizioni di continuare a seguire questo lavoro. Non sta bene di salute. E per questo l'hai affidato a Bruno? Sì, certo, mi sembra una persona. Io sono assolutamente convinto che Bruno sia in grado di gestire lavori di ben più grande responsabilità, Francesca. Ma non è questo il punto. Non mi è piaciuto il modo in cui ti sei liberata di Paolo. Lo hai fatto senza neanche riflettere. Ho avuto la sensazione che il tuo unico scopo fosse riuscire ad umiliarlo. Umiliarlo? E tu credi che lui abbia riflettuto prima di umiliare me in passato? No, non lo ha fatto. E so solo io quello che ho sofferto. Non capisco perché adesso dovrei provare compassione per lui. Idea di quanto sia stata fortunata oggi. Se tutto va bene, ho trovato esattamente il tipo di locale che stavo cercando per il mio negozio. Si trova proprio vicino alla banca centrale. Pensa che ti prende? Che è successo? Cosa c'è che non va?
Ho dato le dimissioni. Cosa? Purtroppo Andrea ha investito Francesca di una carica molto importante all'interno dell'impresa. E lei, servendosi del suo potere, mi ha esonerato dalla direzione del progetto Spazio Culturale. Il mio posto lo ha preso Bruno. Però... Ma scusa, che motivo aveva? Ci sarà un perché? Non so perché l'abbia fatto. O meglio, credo di sì. Francesca ha voluto umiliarmi davanti a tutto il personale. Ha voluto togliermi l'autorità di cui godevo pubblicamente. Stai andando via? Sì. Vado a prendere Consuelo all'aeroporto. Ma allora arriva stamattina? Sì, arriva col volo dell'una. La vedrai stasera a casa. Va bene. Ma scusa, si può sapere che motivo aveva per toglierti l'incarico? Vuoi dirmelo, per favore? Nessuno, non aveva nessun motivo. Peggio di così non poteva comportarsi. Mi ha parlato con un'arroganza incredibile, mamma. Ma com'è possibile... Un momento, ti avrebbe liquidato così senza neanche una spiegazione, ma insomma... Non poteva darmela, non poteva dire la verità davanti al personale. E qual è? La verità è che aveva deciso di vendicarsi. Di vendicarsi? Sì, proprio così. È questa la verità. Ha voluto semplicemente farmi pagare il male che le ho fatto in passato. È così, non c'è alcun dubbio. Buongiorno, signorina Isabella. Prego, ci può. Non posso crederci, figlio. Salve. Che è successo? No, no, niente, non è successo niente. Sta tranquilla. Francesca? Sì, entra pure. Permesso. Volevo solo dirti grazie. E perché? Per quello che hai fatto. Per avermi appoggiato di fronte a tutto il personale. E soprattutto per avermi affidato alla direzione del progetto. Ti confesso che sono un po' emozionato. E voglio che tu sappia che non ho intenzione di deluderti. Non credo di capire il senso del tuo discorso, né il motivo dei ringraziamenti. Eri l'unico per quel posto. L'impresa è sempre stata gestita secondo un modello familiare. Qui è molto difficile ottenere una carica. E tu invece mi hai dato la possibilità di mettermi in luce, facendomi diventare direttore di un progetto. Grazie. Grazie di cuore. Sì, sì, prego, ma non ti illudere. Io non ho una grande stima di te, Bruno. Ricordati che so perfettamente chi sei. E so come ti muovi. Quindi sta molto attento, Bruno. Lo so che cosa hai in mente di fare, ma io non ti perderò di vista un momento. E lo farò da qui, da questo posto che occupo. Quindi sappi che ti terrò d'occhio costantemente. Per ogni singolo passo che farai, io ti starò alle costole. Sì, avanti. Tua madre mi ha detto quello che è successo in ufficio. Beh, è la verità. Mi sono dimesso. Non riesco a capire cosa stia succedendo a Francesca. Come si comporta? Non ha senso. Invece sì che ha senso. Il fatto è che vi rifiutate di ammetterlo. Soprattutto tu, Isabella. Credimi, io la conosco. Non immaginavo che potesse fare una cosa del genere. La gente cambia. E Francesca è cambiata. Mi ha umiliato davanti a tutti in ufficio.
Lei ha voluto dimostrarmi che può permettersi di fare quello che vuole. E adesso che Andrea le ha dato il potere, ha deciso di usarlo contro di me. Non ci posso credere. Francesca. Francesca vuole vendicarsi. Me ne sono accorto, l'ho capito dalle sue parole. Ma ti giuro, Isabella, che io la farò pentire. Sono in grado di ripagarla con la stessa moneta, tormentandola come lei tormenta me. E credimi, se Francesca vuole davvero la guerra, l'avrà, te l'assicuro. Ti piacciono? Sono originali. E come mi stanno? Sei uno schianto. Sono così contenta che tu sia qui. Avevo tanto bisogno di un'amica. Rossella, dimmi di Paolo. Paolo. Ah. Paolo e io ci siamo lasciati. Non sai quante cose sono successe da quando sono arrivata qui. È stato orribile. Scusa, Rossella, ma non credi che tu gli stia dando un po' troppa importanza? No, no. Capirai quando saprai i dettagli, perché non è così. Per riassumerla in due parole, ti dico solo che da quando sono arrivata a Buenos Aires non ho fatto altro che lottare contro il suo primo amore, te la ricordi? La donna che hai visto baciarsi con Paolo quella volta a Tenerife. È stato orribile. Mi sono lasciata andare, ho perso la ragione e mi sono data all'alcol per cercare di dimenticare. Adesso mi sono ripresa un po', però... Credimi, è stato un inferno. Ma avevi detto che si era sposata con Andrea? Sì, e allora? Quel matrimonio è stato solo una pagliacciata. Non pensavo che andasse a finire in questo modo. Tutti questi anni ad aspettare Paolo per poi perderlo. Immagino che al problema se ne sia aggiunto un altro con il divorzio di Marcella e Alfredo, no? Sì. Oh. E senti, che ne dici? Che ne dici di cambiare argomento? Sì, forse... Non vorrei deprimerti prima ancora di arrivare, sei d'accordo? Mi sembra un'ottima idea. E dimmi, come mai è venuto tuo padre? Oh, beh, questa è una sorpresa. Raffaele, come mai hai deciso di venire anche tu? Beh, un motivo c'è. Si tratta di un mio nuovo progetto, anzi, credo che tu mi possa aiutare. Chi io? E di cosa si tratta? Vorrei avviare un commercio di gioielli di un certo valore. Ho delle cose che farebbero perdere la testa a qualsiasi donna. Ah. Ti è piaciuta la cena? Sì, era buonissima. Ci vuole un bicchierino per la digestione. Ne vuoi un po'? No, grazie. Perché non provi a fare uno sforzo e... mi fai un bel sorriso. Contento. Rossella è andata all'aeroporto a prendere una sua amica. È un'amica di famiglia, di Tenerife. Ah, sì? Mm-hmm. Rossella l'ha invitata a passare un breve periodo qui da noi. Salerio? Sì? Ti ringrazio molto per esserti interessato al mio problema. Ah, perché? Beh, ecco, non è facile trovare qualcuno che si preoccupi per il prossimo... Oh, ma andiamo, sono o non sono il tuo miglior amico? Sì, non c'è alcun dubbio. Bene, allora non c'è nessun motivo di ringraziarmi, ci mancherebbe altro. Mi basterebbe solo che le cose fra te e tua moglie tornassero alla normalità.
Stavo pensando a quella splendida festa che organizzasti per il vostro anniversario di matrimonio. Beh, allora Paola era ancora viva. Mm-hmm. Ricordo che tu e Marcella eravate così felici, così uniti, che davvero non capisco. Già. Spero che tra noi ritorni tutto come era prima, perché sto molto male. Ah! Ciao, come stai, Isabella? Ciao, papà. Ciao, bambina mia. Cos'è quella faccia? Paolo oggi si è dimesso dall'impresa. Come? Cosa? Ma che vuol dire che si è dimesso dall'impresa? Ma se la ragione per cui non torniamo in Spagna è che lui si è impegnato a portare a termine quel progetto, si può sapere che novità è questa? È stato per colpa di Francesca. Ma perché? Che vuol dire per colpa di Francesca? Che c'entra lei con l'impresa? Beh, a quanto sembra, suo marito le ha assegnato un incarico molto importante proprio all'interno dell'impresa. Ma non è possibile, Andrea deve essere impazzito. E così Francesca ne ha approfittato per rimuovere Paolo dal suo incarico. Lui l'ha presa molto male, si è sentito umiliato e ha preferito dimettersi. Saverio, perdonami, ma devi ammettere che la colpa è di tua figlia. Francesca sta attuando un vero piano di vendetta nei confronti di Paolo e di tutta la mia famiglia. E credimi, è una cosa che non ha senso, Saverio. Ma è bellissima! Ti piace? È proprio vero che l'Italia è il paese della moda, Consuelo. Sì, ci sono degli stilisti eccezionali. Ti ricordi quel mio amico? Sì, me lo ricordo. Come sta? Beh, è diventato famoso. Lo sapevo, ci avrei scommesso. Raffaele, che sorpresa. Oh, Andrea, come state? È un vero ciao, piacere. Consuelo. Ciao, Andrea. È venuto anche suo padre. È stata una sorpresa. Anche tu sei in gran forma, Consuelo. Allora, come vanno bene, le cose? Molto bene. Andrea, non vuoi presentargli tua moglie? Ma certo. Vieni, lei è Francesca Dominguez. Ti presento il signor Raffaele Marcano. Piacere. Molto onorato. E lei è sua figlia Consuelo. Ciao, come stai? Ciao. Siamo amici da moltissimo tempo. È un vero piacere. Beh, visto che ci offrite la possibilità di essere vostri ospiti, allora diventeremo buone amiche, spero. Ci fermeremo poco tempo, ma sarà sufficiente per conoscerci. Ma non vi potete fermare, mi dispiace. Sì, le ho parlato, ma non c'è stato niente da fare. Figurati, è così bastarda. Salve, ragazzi. Ah, come va, signora? Bene, grazie, figliolo. Ciao, mamma. Novità? Inutile dirti che sono preoccupata, Mariangela. Quello che è successo è dell'incredibile. Non ma sei sì, d'accordo? Sì, hai ragione. Tuo fratello è così depresso. Se ne sta chiuso in camera sua da più di un'ora. Perché non vai di sopra a salutarlo? Sì, gli farà piacere vederti. Sì. Insomma, come sono andate le cose? Ah, ti prego, mamma, non voglio neanche parlarne. Un momento, non puoi tenermi sulle spine. Cosa ha spinto Francesca a comportarsi così? Non lo so, Francesca, ma potevamo risolvere diversamente. Beh, sì, certo, scusami. Forse sono stata troppo sgarbata. Te l'avevo detto che erano amici di vecchia data, ci teniamo moltissimo. Sì, questo lo capisco. Ma dove volevi farli dormire? Ma non lo Qui so. Non c'è posto. È davvero troppo, Francesca. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Ma chi diavolo credi di essere? Calmati, Rossella, no, Francesca. No, forse non hai capito. Lei ha cacciato di casa un'amica, una mia carissima amica. Rossella, forse aspetta un momento. Che parli io con tua sorella. Va bene. Dove li avresti fatti dormire? Non ci sono camere libere. Senti, Francesca, non credere di prendermi in giro. Ti consiglio di non farlo perché tu ancora non sai con chi hai a che fare. Sì, lo so, e come. E non mi fai nessuna paura. Ti senti molto forte, non è vero? Hai alzato la cresta da quando hai incastrato quell'idiota di mio fratello. Attenta a come che parli. Sciocchezza. Vuoi farmi paura? Non devi insultarlo. Ma lui è un idiota. Solo un idiota poteva sposare una donna come te. Un momento, Rossella, non ti permetto di trattarmi in questo modo. Anche se sono tuo fratello, non hai il diritto di darmi dell'idiota. Abbiamo subito un'umiliazione. Chi si crede di essere quella stupida ragazza? È la moglie di Andrea e la padrona di casa. Ecco chi è. E lo dici con un tono così tranquillo? Oh, via. È stata un'umiliazione, papà. Non avrebbe dovuto trattarci così. Ma andiamo, Consuelo. Non esagerare, via. Ormai è tutto sistemato. Ce ne staremo in questo residence finché non troveremo qualcosa di meglio. Vieni qui. Per adesso l'importante è aver raggiunto finalmente la nostra meta. Siamo a Buenos Aires, eh? Sì, hai ragione. Forse è meglio che le cose siano andate così. Non è il caso di prendersela tanto. No, ora disfiamo le valigie, coraggio. Mi dispiace, ma non ho tempo, devo uscire, mi cambio e scappo. Dove devi andare? Voglio andare a trovare Paolo. Ho promesso a Rossella che avrei parlato con lui. Va bene.
Quando capirà quella donna che deve smettere di tormentare la vita di mio figlio? E tu quando la smetterai di frequentare quella famiglia senza preoccuparti delle conseguenze? Tutto questo non ha niente a che vedere con me. E comunque sia, questo deve dirlo mio figlio. Mariangela, tu hai parlato con Paolo. Cosa intende fare? Non lo so, papà. Non lo so. Se ne sta in camera sua da più di un'ora. Adesso c'è Giancarlo con lui. Ah, eccoli. Bene, io e Giancarlo usciamo. Senti, Paolo. Sì? Ho saputo quello che è successo. Che cosa pensi di fare? Papà, ti ringrazio per il tuo interessamento, però non devi preoccuparti, è un problema mio. Bene, sei pronto? Dove andate? Stiamo andando a bere qualcosa. Sì, vado io, scusa, torno sì, subito. Prego. Mariangela, posso parlarti un minuto? Buonasera, Paolo. Non ci posso credere. Mio Dio, Consuelo, questa sì che è una bella sorpresa. Complimenti, non sei cambiato affatto. Grazie, ti trovo bene, sei sempre bellissima. Ma che cosa ti è successo? Ah, niente, niente, poi ti racconto, ma accomodati. Guardate chi è arrivata, guardate. Oh, non credo, ma è Consuelo. Che piacere. Ciao, rivederti. Ma che bella sorpresa, che come stai? Benvenuta. Bene, due baci, come in Spagna. Ah, certo. Ti presento un amico, Giancarlo Santelia. Salve, molto piacere. Piacere come di conoscerti. Ma che sorpresa, com'è bello rivederti. È tuo padre? Mamma, mamma, non vieni ci crederete, qui. Non ma è venuto anche lui a Buenos Aires. Ah, sì? È venuto sì, con te. Stavolta è voluto venire insieme. Mi fa piacere, è mi fa molto vieni, piacere. Vieni, mamma, oh, vai c'è. Consuelo, carinissima, benvenuta in Argentina. Che piacere rivederti. Ma piacere vederti qui. Non avrai fretta, spero. Allora, raccontaci, com'è andato il viaggio? Molto bene, siamo appena arrivati, così sì. Sei appena arrivata, allora sarai stanchissima, è un viaggio stressante. E come sta tuo padre? Ah, lui sta bene, è venuto con me, è stata una vera sorpresa. Rossella, non se lo aspettava. Bene, allora immagino che ti sia già sistemata. Sei ospite di Rossella? Beh, ecco, c'è stato un piccolo problema, a dire la verità. Un problema? Ma che vuoi dire? Spiegati, tu sei amica di Rossella da sempre. Quale problema ci può essere? Lo so, ma purtroppo Francesca, la moglie di suo fratello, ci ha praticamente buttato fuori di casa. Hai davvero esagerato, Francesca. Questa è casa Carvaglio, è chiaro? Qui dentro ci vivo anch'io. E non permetterò che tu faccia i tuoi comodi. Hai detto bene, questa è la casa di Carvaglio, non un albergo. Andrea e io ci siamo sposati da poco e abbiamo bisogno di un po' di intimità. Rossella, Francesca ha tutte le ragioni del mondo e poi sono arrivati senza neanche avvisare. Che vuol dire senza avvisare? No, 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 no. Consuelo mi aveva chiamato, io le avevo offerto ospitalità e guarda la figura che mi avete fatto come fare. Come non detto allora? E poi neanche li conosco. E chi vorresti conoscere tu? Va bene, ora smettiamola di discutere. Ascolta, Andrea, senza dubbio lei è tua moglie. Ma da quando ti ha sposato ha cominciato a darsi troppe arie di superiorità. Santo cielo. Perdonami, Andrea. Non devi preoccuparti. E poi hai ragione tu, Francesca, ecco tutto. Davvero, Bruno, sinceramente io non la capisco. Prima ti nomina ingegnere capo dell'intero progetto e poi ti minaccia dicendoti che ti terrà d'occhio. Quella donna sa bene quello che vuole. La verità è che Francesca è in gamba e sa come comportarsi. E tu che pensavi che fossi una povera bambina indifesa? Te l'avrò ripetuto migliaia di volte di fare molta attenzione a quella specie di acqua quieta. Non ho mai pensato questo. E comunque, Francesca mi ha avvertito. Dice che mi conosce bene e mi ha consigliato di stare molto attento a quello che faccio. Ad ogni modo sai già quale sarà la prossima mossa, no? D'ora in poi, occhi bene aperti e niente passi falsi. D'accordo? D'accordo. Ti vorrei parlare di questo negozio che vuoi aprire in società con Marcella. Matilde, non ti capisco, veramente non ti capisco. Non sei stata tu a dirmi di farci amicizia, di mettere da parte il mio atteggiamento aggressivo? Ma sì, è vero. Dovevi. Mi sembrava giusto che vi conosceste, che dimenticaste i vecchi rancori, ma non avrei mai pensato che la cosa sarebbe arrivata a questo punto. Ma io sono molto contenta di questo progetto, non capisco perché ti preoccupi tanto. Non riesco a capire che motivo hai di aprire un negozio. Non mi sembra il caso che tu ti rimetta a lavorare adesso. E poi non hai mai avuto esperienza in quel campo. Ma si può sempre imparare, Matilde. Io lo sto facendo e la cosa mi piace. Ah, oh, Clara, ma non hai mai pensato neanche per un momento che il marito di quella donna ti odia?
E poi mi sembra molto strana tutta questa improvvisa amicizia che è nata fra voi due. No, non è possibile. Non dirmi che sei gelosa. Tu sei gelosa! Che cos'è questa storia dell'albergo? Non c'era altra... Non posso credere che hai permesso a Francesca di cacciare da casa mia Raffaele Marcano e sua figlia. Sì, sì, e come ti ho detto? È stata proprio la mogliettina a dire che qui non c'era posto, che dovevano andarsene. Non è andata così. Ah, no? No. E come sarebbe andata allora? Lo sai anche tu. La verità è che Francesca ha detto semplicemente che qui non c'era spazio sufficiente per tutti. E in effetti è così, papà. Non è vero, è stata maleducata e li ha cacciati di casa. La vuoi smettere di dire sciocchezze, Rossella? Ma insomma, volete mettervi d'accordo voi due? Sta di fatto che anche se quello che dici è vero, tua sorella ha comunque ragione. Andrea, non ti sembra che Francesca stia prendendo troppe iniziative in questa casa? No. E mi dispiace immensamente che ti sia schierato dalla parte di Rossella. Lascia che ti dica una cosa, papà. E anche a te, Rossella. D'ora in avanti le decisioni di Francesca saranno anche le mie. Ci ha detto che dovevamo cercarci un albergo. È una donna fredda, scostante. Non mi ero mai sentita così fuori posto. La colpa è anche di Andrea. Non doveva permettere che sua moglie ti trattasse in quel modo. È assurdo. Sinceramente è stata una situazione molto sgradevole. Mi dispiace soprattutto per Rossella. Credo che ci sia rimasta male. A me invece dispiace che ti sia trovata in questa situazione. Bene. Se volete scusarmi, credo proprio che per me sia arrivata l'ora di andare. No, no, aspetta un momento. Un momento solo. Consuelo, scusami, ma stavo per uscire con Giancarlo quando tu sei arrivata. Comunque, beh, possiamo vederci quando vuoi, lo sai, questa è casa tua. Ma scusate, perché non portate con voi anche Consuelo? Così le fate conoscere un po' Buenos Aires. Oh, sì, ti prego, mi faresti contenta. Ma ecco, io non te l'ho chiesto perché pensavo che fossi molto stanca per il viaggio. Però... A me sembra un'idea davvero magnifica. Soprattutto se Mariangela si unisce a noi. Cerca di ragionare, Andrea. Non ti rendi conto che la situazione in cui ti ha messo oggi è molto strana? Possibile che tu non ti sia accorto che il gesto di Francesca ha voluto essere un'imposizione? No, Rossella. E poi, secondo te, che cosa dovrei fare? Vuoi che sistemi qui un paio di brand? No, non mi stavo riferendo solo a questo. Sta prendendo il sopravvento, specialmente nei tuoi confronti, Andrea. E se non la fermerai in tempo, lei finirà per annullarti completamente. Questa sì che è una bella notizia. Ora è Francesca a comandare qui dentro. Ah, ti ricordi il primo giorno che venne a lavorare per questa impresa? Sembrava un pulcino spaventato. Sono stata proprio io quel giorno a farle coraggio. E ora guarda com'è arrivata lontano. Che bello. Questo deve servirti come esempio. Ti aiuterà a ricordare che noi poveri non dobbiamo mai perdere le speranze. Dai, mamma, che dici? A sentire te sembra tutto facile. E credi che la signorina Rossella possa innamorarsi di me? Beh, se Francesca non avesse cominciato lavorando per questa impresa, non avrebbe conosciuto Andrea e a quest'ora non sarebbe arrivata dov'è. Ma è facile, mamma. Con i soldi si ottiene tutto e a lui non mancano di certo. Pensala come vuoi. Rimane il fatto che il capo è lei ora. Ci vediamo domani. A domani. Chiudi pure il mio ufficio, Giulio. Lucia, già se ne va? Sì, sto andando via. Ho una... Aspetti, avrei bisogno di parlarle un minuto. Per favore, venga. È molto simpatica. Allora ci vediamo. È molto carina, no? Voleva darmene uno, ma io... Ciao, papà. Ci vediamo. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao, papà. E spero che qui da noi ti troverai bene e che ti diverta. E noi due dobbiamo farci una bella chiacchierata. Dì a tuo padre di venirci a trovare, mi raccomando. Sì, andiamo. Ciao, cara. Basta adesso. A presto. E tu, sei gentile, Sì, certo. Bene, ci vediamo. Ciao. Marcella. Adesso che siamo rimasti soli, perché non parliamo un po'? Ti ho già detto che per quanto mi riguarda non ho più niente da dire. Mi dica pure, perché ha voluto vedermi? Direttore, vorrei sapere se il sistema di sicurezza del residence è affidabile. Ma sì, certo, non abbiamo mai avuto nessuna lamentela.
Lei di che tipo di servizio avrebbe bisogno in particolare? Venga, prego. Capisco. Vorrei depositare queste gemme in una cassetta di sicurezza o in cassaforte. Ma se il residence non è sicuro, affitterò una cassetta in banca. No, 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 non sarà necessario. Di solito i nostri clienti sono abituati a depositare quei gioielli, titoli ed altri valori. Inoltre, noi vantiamo un servizio molto affidabile. Di conseguenza, lei è libero di scegliere tra la cassaforte o le cassette di sicurezza. Ho la sua garanzia? Assolutamente. Bene. Fra meno di mezz'ora depositerò queste pietre nella vostra cassaforte. D'accordo. Se è così, l'aspetto nel mio ufficio. Sono sempre a sua disposizione, signor Marcano. La ringrazio molto. È stato un piacere. Gelosa. Non vuoi ammetterlo, ma ti dico che non sei dire gelosa. Sciocchezze, ti prego. Perché dovrei essere gelosa di Marcella? Io non ho niente in contrario alla vostra amicizia. Il problema è che tu le stai facendo credere di essere estremamente abile e competente nel campo dell'abbigliamento. Tu sei una brava sarta, ma ti stai facendo passare per un'esperta di alta moda, quando invece non ne sai niente. Di sicuro quello che non mi manca è il desiderio e la volontà di imparare. Se non altro, questo è già un buon inizio. Matilde, non essere sempre pessimista. Non cercare di farmi perdere tutto l'entusiasmo. Era da tanto tempo che non mi sentivo così. Io non voglio impedirti di realizzare un sogno. Ma rifletti. Se tutto andrà bene, il successo sarà di tutte e due, ma se per caso dovesse andare male? Anch'io non sono d'accordo, veramente. Non posso credere che tu mi stia facendo questo. Lo sai che ti amo, sei la donna della mia vita, Lucia. Io... Sono stanca. Sono stanca di guardare al futuro e di non vedere niente di positivo su cui contare. Sono stanca di non poter fare progetti per la mia vita. Sono stanca, che devo fare? Ne ho abbastanza di te, Oscar. Ma cosa vuoi che faccia? Ne abbiamo parlato mille volte. Mia moglie non ne avrà per molto, sì, lo sai. Sì, però è ancora viva e vegeta. Tua moglie riuscirà a seppellire sia te che me. Questa storia va avanti da sempre, Oscar. Non è questo il punto. Tu non mi ami più perché ora c'è quell'altro, sì. Mi stai facendo soffrire molto, Lucia. E la cosa che mi addolora e che non sopporto è di essere tradito così. Perché io ti avrei tradito? Scusa, credevo di essere stata molto chiara. Mi sembrava di avertelo già detto che c'era un altro uomo e che la nostra relazione era finita. Dov'è il tradimento? Ti prego, calmati. Cerca di ragionare. Non respingermi, cara. Io ti amo molto. Ti ho sempre adorato, Lucia. Quell'uomo non ti amerà mai come ti amo io. Dimenticalo. E perché no? Quell'uomo è in grado di amarmi molto più di quanto mi ami tu. Mi piacerebbe sapere chi è. Vorrei tanto sapere se lo conosco, come è cominciata, come vi siete conosciuti. Cosa ti dà più di me per meritare di essere trattato in questo modo? Che cosa mi dà? Mi dà qualcosa che tu non mi potresti mai dare. Mi dà la possibilità di farmi diventare quello che ho sempre sognato di essere. Una vera signora. Su, forza, vieni. Ma come sei lenta? Lo sai che quando hai le frutte... Prego. Su, aspetta. Grazie. Beh, sediamoci. Aspetta, faccio io. Prego. Grazie. Si metta pure comodo. Molto bene. Allora, cosa vi va di bere? Per me va bene un'acqua tonica. Perfetto. Anche e tu, per Mariangela? Per me un aperitivo. Ah. Va bene? Anch'io prendo un aperitivo. Bene, io invece un whisky. Cameriere? No. Ci sono dei miei vecchi amici. Mi piacerebbe farteli conoscere, Mariangela.
Ordini tu, per favore. Sì, sì, va pure. Con permesso. Ci penso io. Mariangela, stai presente. Prego. Ragazzi. Cameriere. Dica, signore. Per favore, vorrei ordinare due aperitivi. Un'acqua tonica e un whisky. Molto bene. Grazie. Stavo pensando, adesso che siamo rimasti soli... Ti piace il locale? Sì, sì, è molto carino. Bene, sono contento. Beh, ecco, stavo pensando che dal momento che siamo rimasti soli mi potresti raccontare che ne è stato della tua storia con Rossella. Consuelo, veramente preferirei non parlarne, ti dispiace? Vedi, non vorrei sembrarti indelicata, però... so che Rossella sta attraversando un brutto momento e la cosa mi preoccupa. Ti prego, scusami, ma... oggi non ho molta voglia di parlare di problemi, davvero. Cambiamo argomento. Scusa se insisto, però... Rossella mi ha detto che... il vostro rapporto è finito... per colpa di Francesca. La moglie di suo fratello. Beh, certo, questa è la sua versione. Ma non è andata così. Il mio rapporto con Rossella è finito perché non l'amavo più e basta. Solo per questo. Bene, ecco il cameriere. Permette? Sì. L'acqua tonica è per la signora. Perfetto. Grazie. Salve. Salve. Come mai quella faccia? Qualcosa non va? Ma no, niente. Sono problemi personali. È per Lucia? Guarda che qui sappiamo tutto. Così conoscete anche la mia vita privata? Proprio così. Voglio che tu sappia che personalmente... non mi fa piacere che Lucia ti abbia lasciato. Davvero? Sto malissimo. Lo so. Ma ad ogni modo è ancora tutto da vedere, Bruno. No. Lucia non tornerà più con te, Oscar. Tu sai qualcosa che io non so. Tutti qui sappiamo per chi ti ha lasciato. Dove te ne vai? Lo vuoi sapere? Sì. Vado a cena fuori. Sto per uscire con una creatura straordinaria. Una donna di cui avrei dovuto accorgermi da molto più tempo. E chi sarebbe? Ma è Lucia, figliolo, mi sembra logico. Hai detto Lucia? Sì. Ma papà, lei è la donna di Oscar, che cosa dici? No, no. Quella è storia vecchia, ormai è finita, adesso Lucia ama me. Ah. E tu comincia ad abituarti all'idea, perché io e Lucia siamo molto innamorati. È stato un incidente. Ho sofferto molto. È stato terribile. Anche la terapia deve essere stata dolorosa. Amico mio, è stata, almeno per me, un'esperienza paragonabile alla tortura. Ho dovuto imparare esercizi molto difficili. Ad essere sincero, ti ammiro. Davvero, se fosse successo a me, non lo so se avrei avuto la pazienza per sopportare una cosa del genere. Beh, questo dimostra che il nostro Paolo è senza dubbio un uomo molto forte e tenace. I miei complimenti. Fortunatamente le cose si sono risolte grazie a quella terapia. Va bene, adesso però cambiamo discorso perché mi dà fastidio che si parli troppo di me. Perché non parliamo di Consuelo che è appena arrivata? Allora, va tutto bene? Diciamo più o meno come sempre. Continuo a vivere viaggiando da un posto all'altro, la solita vita. Beh, non hai detto molto, raccontaci qualcosa di più. Vogliamo sentire qualcosa di più romantico. Come vanno gli affari di cuore? Paolo! Beh, ecco, direi che se ti riferisci all'amore sono come te. Sono sola. Mamma, non sono d'accordo. Non capisco perché. È un'ottima opportunità per me, Francesca. Guarda che mandare avanti un negozio è difficile, mamma. E tu non hai alcuna esperienza. Lo so. Imparerò. Potresti spiegarmi questo cambiamento? Non hai mai amato quella famiglia? La vita va avanti, Francesca. Non è che io...
Ora abbia cambiato opinione, no? Ma Marcella ha un buon carattere. Sì, lo so. Io ho parlato molto con lei. È diversa da tutti gli altri, è l'unica che vale. Hai dimenticato come si comportava con Federico? Anche con te è stata buona. No, non l'ho dimenticato. Ma perché mettersi in società con lei? Ormai ho preso la mia decisione. Arrivederci. Ciao, Matilde. Io non riesco a capirla. Non finirà mai di stupirmi. Pensa di cenare in casa stasera? No, grazie. Signore, mi scusi se mi intrometto in cose che non mi riguardano, ma io mi rendo conto di quello che sta succedendo tra lei e la signora. E mi dispiace molto, davvero. Grazie, so che lo dice col cuore. Mi dispiace perché la vostra è sempre stata una famiglia molto unita. Ha detto bene, è stata una famiglia molto unita. Una volta. Continuerete ad esserlo, signore. Non si preoccupi per la signora Marcella. Io la conosco bene. È sempre innamorata di lei. No, Lola. È tutto finito ormai. Per favore, non si arrenda. Non deve farlo. Se dovessero chiedere di me, sono andato a cena fuori. Ammesso che qualcuno si interessi di quello che faccio. Arrivederci. Arrivederci, signore. Oscar, non te lo posso dire. Per favore, non insistere. Bruno, mi hai detto che lo sanno tutti. Qual è il problema? E allora chiedilo a qualcun altro. Ma cerca di capire. Mi sento un po'... Non preoccuparti. Ti capisco perfettamente. Ma non voglio essere pettegolo, diciamo. Ecco. Ma che cosa dici? Non sei pettegolo, sei soltanto un amico. Per favore, dimmi chi è. È un uomo molto importante, dimentica quella donna. Un uomo importante? Mm-hmm. Ma lo conosco. Dimmi subito chi è, per favore, Bruno. In nome della nostra amicizia. E va bene. Ma giurami che non dirai a nessuno che sono stato io a dirtelo. Non ti preoccupare, nessuno lo saprà. Chi è? Alberto Carvaio. Ma dici davvero, papà? Sì, certamente. È la pura verità. Ma perché ti sconvolge tanto? È lei. Aspetta, aspetta. Non disturbarti. Ciao. Lucia, sei bellissima. Trovi? Ma certo. Grazie. Prego, entra. Permesso? Ciao. Eccoci qua. Che meraviglia. Grazie. I miei complimenti, siete una coppia davvero splendida. Sì, mio caro, sì. Non c'è il minimo dubbio. Dico davvero, guardatevi allo specchio, siete bellissimi. Andrea. No, vedi, chi? Lucia, il problema è che Andrea è un po' invidioso perché sa che sono molto più bello di lui. Certo, non hai ragione, pare? Ma è chiaro. Ecco, hai sentito? Andiamo, caro. Andiamo. Devi rassegnarti, Andrea, io sono molto più bello di te. Non c'è alcun dubbio. Ci vediamo, Andrea. Sì? Ah, ciao Isabella, dimmi. No, non c'è. Francesca è andata a casa di sua madre. Questa situazione mi preoccupa così tanto. Non dirlo a me. Capisco le ragioni di tua madre, ma credo che la sua decisione provocherà nuovi conflitti con gli estranei. Ma certo, è naturale. Sicuramente Alfredo non vorrà restarne al di fuori. Quell'uomo ci odia così tanto.
Eppure lei tiene moltissimo a questo progetto. La loro amicizia provocherà molti guai, questo è certo. Sì, ma che possiamo fare noi due? E tu? Come stai? Come sta andando il tuo matrimonio, Francesca? Ti rendi conto del tuo errore? Dovevi pensare che non sarebbe stato facile. Beh, non vorrei rovinarvi la serata, però preferisco andare a casa. Perché, Mariangela, non ti senti bene? Mi preoccupa la situazione tra papà e mamma. Non fare così. Perché non ti distrai? Goditi questa serata con noi, eh? Vorrei tornare a casa. Mi perdoni, vero? Per me non c'è nessun problema, ti capisco. Grazie. Allora chiediamo il conto e andiamo. Certo, d'accordo. No, aspetta Paolo. Potrebbe accompagnarla a casa Giancarlo, così noi due restiamo ancora un po' a fare due chiacchiere. Sì, va bene. Sì, certo. Non ti dispiace? No, assolutamente. Allora andiamo. No, Giancarlo. No, non ti alzare. Ciao. Non c'è problema. Ci vediamo. Ciao. Ciao. A più tardi. A dopo. Ciao. Ciao. Andiamo. Bene. Mi dispiace che se ne siano andati. Ma è meglio essere rimasti soli. Dobbiamo parlare di molte cose. Sì, arrivo. Ciao, Alfredo. Ciao, Saverio. Come stai? Entra. Tutto bene? Sai, scusami per l'attesa, ma stavo terminando un lavoro che dovrebbe essere piuttosto interessante, sai? No, guarda che se sei occupato torno. No, no, per carità, resta. Sei sicuro? Certo, perché credo che ti possa interessare moltissimo quello che sto facendo. Per favore, siediti. Ora ti spiego. Vediamo un po' cos'è che dovrebbe interessarmi tanto. Guarda, stavo facendo alcuni calcoli su un progetto che per adesso è da mettere ancora a punto, ma che credo sia un affare semplicemente favoloso. Eh sì, però ho bisogno di un socio. Un socio di cui fidarmi. Prepara qualcosa di semplice, una cena leggera, quello che vuoi. Non vuole che prepari qualcosa di speciale alla signora Francesca? No, non preoccuparti, lei apprezza molto la cucina semplice. Va bene, come preferisci. Anche una frittata. Una frittata, sicuro? Perché no? Di patate. D'accordo. Andrea? Stavo leggendo e mi sono addormentata. Ha chiamato qualcuno? No. È successo qualcosa? Qualcosa non va? No. Perché? Salve. Ciao, amore mio. Ciao, mamma. Come va? Siete stati bene? Sì, molto bene. Perché non sei rimasta a cena fuori? Ero stanca e ho chiesto a Giancarlo di accompagnarmi a casa. E Paolo? È rimasto con Consuelo. Torna più tardi. Potevi restare a cena con loro? Sì, ma preferivo mangiare con te e con papà. Che allegria. Scusate, il signore stasera non cena a casa. Perché? Non lo so, mi ha soltanto chiesto di comunicarvelo, nel caso qualcuno di voi lo avesse cercato. Con permesso. Complimenti, Saverio. È un buon lavoro. È veramente molto interessante questa tua idea.
E tu credi che possa dare buoni risultati? Risultati? Sì. È una società di forniture, non c'è niente di più redditizio. Saverio, hai nelle mani un progetto fantastico. Non sai come mi sollevano i tuoi complimenti. Senti, io te lo offro. Come? Sì, sì, lo metto a tua disposizione. D'ora in poi è tuo e mio. Ho solo bisogno di... ecco, di un socio che disponga ad un capitale iniziale. Saverio, io ho intenzione di ritornare in Spagna. Come? Però potrei proporlo a mio figlio Paolo. Sono sicuro che la cosa lo possa interessare. Se lo dici tu. Credo di sì. Ecco, grazie. Hai visto? Bisogna sempre dare retta all'intuito femminile. Mio caro, io ti conosco meglio di quanto tu possa pensare. Ah, sì? E perché lo dici? Perché io da tempo avevo la sensazione che tu non fossi veramente innamorato di Rossella. Dal giorno in cui ti vidi a Tenerife con Francesca. Sì, ma è passato molto tempo. Comunque eri affettuoso, tenero con lei quel giorno. Dobbiamo far presto, lo spettacolo sta per cominciare. Mi ricordo ancora come la guardavi. Consuelo, scusa, ma io vorrei evitare di pensare al passato. Ti fa soffrire anche parlarne? Sì. Sì, mi fa soffrire. Pensare a lei mi confonde, mi fa male. L'unica cosa che veramente desidero in questo momento è dimenticarla. Dimenticarla per sempre. Su, non fare così. Mi sembra un ottimo segno che tu la voglia dimenticare. E fra l'altro, io ti potrei aiutare. Io voglio aiutarti a cancellare il suo ricordo. Si è fatto tardi, Matilde. Non posso aspettare la mamma. Spero solo che tu riesca a convincere tua madre a desistere dal suo proposito. Ma tu dille che le telefonerò. Va bene. Francesca? Sì? Se hai bisogno di un'amica, io sono qua. Grazie. Ciao. Ciao. Per fortuna ti ho incontrato. Che succede? Ho bisogno di parlarti. Va bene, entriamo. Di cosa si tratta? Di quello che stai facendo a Paolo. Eccomi, sono qui. Allora non sei scappato? No. Ho fatto la guida turistica in giro per la città. Ah, sì? Sì. A un'amica di Rossella. Quale amica? Una spagnola. Ah. Consuelo. Vuoi bere? No, no. Consuelo. Consuelo, sì. Curioso nome, Consuelo. Ecco, mi fa pensare a una donna molto dolce da abbracciare. No, ma allora, dai. Vi siete divertiti? Sì, sì, abbastanza. L'ho trovata interessante, molto interessante. Ah, sì? Sì. Spagnola ed esplosiva come Rossella. E Rossella naturalmente è uscita con voi? No, ti sbagli, Bruno. Lei non c'era. Eravamo Paolo, Mariangela, Consuelo e io. Ah, sì? Abbiamo bevuto qualcosa insieme, ma poi ho accompagnato Mariangela a casa. Ah, sì? E Consuelo? È rimasta con Paolo. E ti posso assicurare che era molto contenta di rimanere sola con lui. Thank you.
Pronto? Sì, sì, sono Mariangela, Rossella. Consuelo era lì da voi, vero? Sì, sì, è passata di qui. Però poi siamo usciti con Giancarlo e Paolo e loro sono rimasti a cena fuori. Ma sì, sì, certo, lo so, Rossella. Sì, penso che ti chiamerà più tardi. Va bene, ti saluto. Allora, piccina mia, cos'è quell'espressione preoccupata? Avanti, andiamo a mangiare. Sì, mamma. Chi sarà? Vado io. Sì, grazie, cara. Signor Raffaele, Mariana. Che sorpresa. Come stai? Bene, bene. Oh, Marcella. Che piacere. Quanto tempo. Come stai? Molto bene, fatti guardare. Oh, ma che bella sorpresa. Non sei cambiata affatto. No, non scherziamo. Scusami, scusate il disturbo, ma mi ci sentivo un po' solo. E visto che Consuelo veniva qui, ho pensato... Ma certo, forse... hai fatto benissimo. Non fare sì, complimenti, accomodati. Sì, grazie. Bravo. Vado a dire a Lola che aggiunga un posto. Ceni con noi. Certo, sì, perché no? Se non disturbo troppo, si capisce. Per favore. Grazie. Che bella casa avete. Sì. Ecco qua. Ah, molte grazie. Di niente. Non ci vediamo da un pezzo, eh? Sì, mi sembra un secolo. Sì. È vero. E mia figlia? È uscita con Paolo a visitare la città. Ah. Vuoi aiutarmi a dimenticare? E in che modo pensi di poterlo fare, Consuelo? Potrei dedicare il mio tempo a farti divertire. Non mi costerebbe nessuna fatica. Mi sei sempre piaciuto. Non ti credo. Perché non mi credi? Pensa che quando ero un adolescente sognavo di stringerti fra le mie braccia. Non dire niente di cui un giorno potresti pentirti. Ah, non me ne pentirò. Un tempo mi piacevi, ma ora mi fai impazzire. Non accusarmi. Io non ho fatto niente a Paolo. Senti, Francesca. Ci siamo sempre dette la verità. Ti prego, non sottovalutarmi. Non mi trattare come una sciocca. Ti sei messa contro di me? No. Sono qui perché ti voglio bene e sono preoccupata. Perché hai licenziato Paolo? Che cosa ti ha fatto? Io non l'ho mandato via. È lui che ha dato le dimissioni. Non ti riconosco. Per favore, Isabella. Non posso credere che l'odio ti renda così cieca. E la cosa peggiore è che non so come aiutarti. Smettendola di fingere. Io lo so che sei qui per un altro motivo. Francesca, di che cosa parli? Adesso basta. Dimmi la verità. Non tollero che tu mi menta. Ma cosa ci guadagnerei a mentirti, scusa? Lo so che tu sei qui non per me. So che non ti preoccupa il fatto che lavori nell'impresa. La tua preoccupazione è per un'altra cosa. È per Paolo, è per lui. Sì, lo so che è così. Perché non lo ammetti? Ti ho sempre dimostrato amicizia. Perché ora tanta diffidenza? Dimmi perché... la verità, per favore. È per lui che sei qui. Non per me. Di me non ti importa nulla, vero? Non ti importa quello che sento, quello che ho passato. Ammettilo. È per Paolo che sei qui, vero? Visto? Non avrei dovuto dirti niente. Non mi prendi sul serio. No.
No, no, non è così. Ti chiedo un favore, facciamo un patto, eh? Tra noi ci deve essere la massima sincerità, d'accordo? E va bene. Perfetto. Non è che non ti prendo sul serio, semplicemente mi stupisce quello che hai detto, tutto qui. Vedi, io non ti ho mai detto niente del rispetto a Rossella. Lei era un'amica, voi eravate fidanzati. E allora... Però a questo punto non vedo perché... Perché nascondere i miei sentimenti? È la prima volta che sono sincera con te, Paolo. Questo mi fa piacere, però sono sorpreso. Fino a poco fa parlavamo di Rossella. Sì, sì, e lo all'improvviso... So, ma... Non ti lusinga che una donna ti confessi che da tantissimo tempo sta pensando a te. Ora non esiste più alcun impedimento alla nostra unione. Intendo farti provare tutto. Finché non mi dirai Consuelo, basta. Desidero con tutte le mie forze essere la tua donna. Stai fumando un po' troppo, Rossella. Lo sai che a volte sei terribilmente noioso? Sto solo svolgendo i miei compiti di fratellino maggiore. Divertente. Che cos'hai? Non ho niente. Quanto è stupida. Non doveva andare a cena con Paolo. Sono amici, no? Per caso sei gelosa? Sì, molto gelosa. Gelosissima. A Tenerife tutti non fanno che chiedermi di te, non posso dimenticarti. Ah, me lo immagino. Sono l'idolo dell'isola. No, lo sai che i Barreto si sono ripresi molto bene? Sì. Ah, Mariangela, indovina un po' chi si sposerà presto. Dimmi, chi? Robertina. Robertina? Sì, sta facendo i preparativi. Che notizia. Fantastico, sono molto contenta. Che sorpresa. Ma che ci meraviglia. Pensi? Tesoro, perché non dici a Lola di portarci un altro caffè? Ah, stavo pensando la stessa cosa. Sì, certo. Sì? Certo. Grazie, Mariangela. Allora, Raffaele, hai gradito la cena? Ah, era squisita. Bene, mi fa piacere. A proposito, Marcella, è vero quello che mi hai detto prima a tavola? Sì, Raffaele. Ho deciso di divorziare. Mi sembra incredibile. Hai visto? Stai ridendo, non mi prendi sul serio. Ti posso assicurare che sbagli, Consuelo. Il fatto è che non lo avrei mai immaginato, ma succedono tutti i giorni cose del genere, perciò... Vuoi dirmi che non... Non ti è mai capitato che una donna ti dicesse quello che sente per te? Dico solo che tu mi sembri una persona molto sicura di sé, molto decisa. Determinata, vuoi dire? Sì, sì. Il problema, Paolo, è che io non sono più una ragazzina e credo di avere a che fare con un adulto. Non mi piace dire una cosa mentre vorrei dirne un'altra. Mi piace parlare chiaro. Così ognuno sa che cosa fare. Sta attento. Perché voglio seguire la mia strada. Soprattutto da quando so che tu e Rossella non state più insieme. D'altronde lei non era certo la donna ideale. E tu sì? Tu che cosa ne dici? Riesco a riconoscere in te la donna che veniva a trovare suo figlio e che restava a chiacchierare con me come se fossimo amiche. Quella donna è morta ormai. Nessun dolore può giustificare tanto odio. Ti rendi conto che mi stai accusando
di essere venuta qui solamente perché mi interessa Paolo. E non è la verità. Io so che è così. Nessuno può vivere con tanta smania di vendetta. Nessuno può vivere con l'idea che tutto il mondo ce l'abbia con lui. Proprio tu me lo dici. Proprio tu che mi hai tradito. Tradito? Perché mi sono innamorata di Paolo senza avere nemmeno il sospetto che fosse l'uomo di cui mi parlavi sempre. Sì. È così. E credo di potertelo dire con serenità ora. Sono innamorata di lui. E sto cominciando a credere di amarlo più di te. Io non sarei mai capace di fargli il male che gli stai facendo tu. Sì, hai ragione, Consuelo. Rossella non fa per me. E te ne sei accorto da molto tempo? Sì, da parecchio. Me ne sono reso conto quando ho rivisto un'altra donna. È allora che ho scoperto la differenza che c'è tra il vero amore e quello che provavo per Rossella. Sì, Paolo, però non capisco perché non l'hai lasciata in quel momento. Non so spiegarmelo. Forse per abitudine, per l'amicizia che legava le nostre famiglie. Forse per questo non ho avuto il coraggio di lasciarla. E la donna di cui parlavi, la moglie di Andrea, non l'hai dimenticata? No. Ho fatto l'impossibile per dimenticarla. Ma è stato inutile. Tutti i miei sforzi non hanno portato a niente. Laggiù, va bene? Sì. Paolo. Oh. Che piacere. Come va? Bene, grazie. Sono con Lucia. Salve. Salve, Lucia. Come sta? Bene. No, io non ci posso credere. Ma com'è possibile che siate arrivati a questo punto? Sinceramente, mi dispiace per quello che vi sta succedendo. Non avrei mai pensato che poteste arrivare a divorziare. Sì, ma ormai... ormai il peggio è passato. È andata così. Bisogna reagire. E comunque mi sto impegnando. Ho diversi progetti, Raffaele. Mi sento in forma. Lola sta portando il caffè. Ah, sì, bene. E ora... beh, cosa pensi di fare? Dunque, sto pensando di aprire un negozio. Ah, bene. Sì, sì, mi entusiasma molto questa idea. Lo credo. Un negozio, un bel negozio di abbigliamento molto elegante per una clientela selezionata. Ma sai che anch'io vorrei investire qui in Argentina. No. Mm-hmm. Sul serio? Ma che buona idea. Lo sai, Saverio? Sono sempre più convinto che il tuo progetto per la società di forniture sia una grande idea. Ah, sì. Favoloso. Non solo. Penso che si possano ottenere dei buoni contratti. Dopotutto, ormai abbiamo validi agganci nel settore delle costruzioni. Certo. Guarda, anch'io pensavo esattamente la stessa cosa. Salve. Ciao. Oh, Isabella. Tesoro. La nostra brunetta. Come state? Bene, bene, bene. Sono affascinato dall'idea di tuo padre. Ah, anche papà è entusiasta dell'idea. Eh sì, non mi sembra vero, cara, perché credo che questo progetto possa dare dei risultati magnifici. Lo spero di cuore. E Paolo come sta? Paolo? Ah, bene, bene. L'ho trovato, non so, molto più allegro. Forse perché è arrivata una sua amica dalla Spagna e così è andato a cenare con lei. Penso. Stai conoscendo la città, Consuelo. Brava, fai bene. Ha fatto un lungo viaggio, ma non è stanca. Ah, scusa, Lucia, una mia cara amica. Salve, come stai? Bene. Consuelo, una grande amica della nostra famiglia da moltissimo tempo. Consuelo, scusa per quello che è successo, mi dispiace. Avremmo voluto ospitarvi in casa, però... Non ti preoccupare, Alberto, l'ho capito. Ah, meno male. Grazie.
Alberto, perché non vi accorgo? No, no, avrete molte cose da raccontarvi. Per favore. Noi di solito ci mettiamo laggiù. Prendiamo sempre quel tavolo. Arrivederci. Arrivederci. Scusate, arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci. Ho l'impressione che quella Lucia sia affascinata dal papà di Rossella. Sì. Formano una bella coppia. Io penso che Alberto sia molto innamorato di lei. Buonasera. Ciao. Ciao. Come va? Bene. E tua madre come sta? Adesso sta benissimo. Beh, io vado a cambiarmi. Vengo con te, tesoro. Ah, buona idea. Ehi, tocca a te. Scacco matto. Davvero ti interesserebbe avviare delle attività qui in Argentina? Pensavo che foste in vacanza. No, 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 niente vacanze, voglio investire. Attualmente il paese è stabile, no? Non intendo tralasciare i miei affari in Spagna, però se riesco a trovare una persona di fiducia, investo anche qui. Oh, ma che buona idea. No, cara, la buona idea l'hai avuta tu. Avanti, raccontami che cosa vuoi fare, illustrami il tuo progetto. Beh, ecco, non so se ti possa realmente interessare metterti nel ramo della moda femminile. Come no? È un genere che rende molto. Però vorrei sapere prima di tutto qual è il progetto, come pensi di realizzarlo, se vuoi veramente vendere capi di alta moda, che tipo di attività vuoi, perché potrebbe essere un affare molto interessante, Marcella. Dimmi, Consuelo, sei stata bene? Non sono mai stata meglio. Perfetto. Allora ti prometto che la prossima volta ti porterò a cena e poi andremo anche a teatro. Me lo prometti? Sì, sì, parola d'onore. Direi che è proprio ora di andare, eh? Si è fatto tardi. Beh, potremmo andare in un altro locale, no? Mi piacerebbe, ma ho ripreso a uscire da poco e mi stanco facilmente. Hai ragione, perdonami, non me ne ero resa conto. Però devi giurarmi che ci vedremo domani. Sì, sì, ti telefono. D'accordo? Bene. Possiamo dormire insieme. Andrea, questi non erano i nostri accordi. Mi eri sembrata così affettuosa. Beh, perché io sto bene con te. Non affrettare le cose, per favore. A poco. Io cerco di nasconderlo, però non sto ancora bene. Non ce la faccio in questo momento. Va tutto così male. Ciao tesoro, bene. Fai colazione? Bevo solo un po' di spremuta, mi basta. Devi uscire? Sì. Ho un appuntamento con Raffaele. Come mai?
Perché dobbiamo parlare di affari. Ah, mamma, insisti sempre con quell'idea. Ma certo che insisto. Raffaele è un amico piuttosto affidabile, direi. Inoltre è un uomo d'affari, perché no? Immagino che prima parlerai con papà, vero? No. Le ho solamente detto che non deve trattare così male Paolo. Va bene, però Francesca ha le sue ragioni, tesoro. Le sue ragioni? Sì. Niente può giustificare quello che gli ha fatto. Francesca deve capire che anche lui ha sofferto moltissimo. Vedi, la cosa che più mi preoccupa è che Francesca voglia la vendetta. Non è da lei serbare tanto rancore. Comunque si sta vendicando. E poi, appena sposata, dovrebbe iniziare una nuova vita. No. Se vuole essere felice, deve dimenticare il passato. Deve dimenticare il passato? Certo. Ma è esattamente quello che non riesce a fare. E diventa sempre più aggressiva. No, per favore. Francesca è tua sorella. La Francesca di una volta, sì. Ma ora è cambiata. Non ti permetterò di voltarle le spalle. Papà, mi dispiace molto. Ma adesso non voglio avere niente a che fare con lei.